Buongiorno a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Educazione Economica e Istruzioni per l'Uso. Ricordo che tutte le nostre puntate, insieme a quelle di Good Morning Finance, sono in onda streaming sia sul sito Professione Finanza che sul sito Money.it. Un'importante partnership che nasce proprio dalla volontà di dare risalto ai contenuti a cui diamo vita ogni giorno. Nella puntata di oggi parliamo di trust. Voi lo conoscete? Ne avete sicuramente tanto sentito parlare, ma oggi nei prossimi 15 minuti insieme cercheremo di capire meglio che cos'è, perché e chi lo deve conoscere e quali sono i suoi rischi e vantaggi. Vi ricordo che se seguite le puntate di Educazione Economica potete scriverci domande o considerazioni sul tema trattato sia sulla nostra pagina Facebook Educazione Economica che sui nostri canali LinkedIn e YouTube alla pagina di Professione Finanza. Ma adesso vi presento l'ospite che sarà con me oggi in puntata, Catia Vannucci, una delle medaglie d'oro vincitrici PF Awards 2021. Buongiorno Catia. Buongiorno Alessia e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ben ritrovata, oggi affrontiamo un tema di cui si sente parlare spesso, ormai è un termine che sentiamo ripetutamente sia al telegiornale che anche in altre trasmissioni, ma voglio analizzare con te innanzitutto che cos'è il trust, spiegarlo meglio ai nostri spettatori. Il trust non è uno strumento molto facile da comprendere, è abbastanza inusuale per la legislazione dei paesi mediterranei, per cui voglio fare un esempio, voglio raccontare la storia per farlo capire meglio. Il trust, diciamo, questo strumento nasce intorno al 1100 all'epoca dei crociati. Gli aristocratici in genere proprietari di cospicui patrimoni che partivano per le crociate affidavano il loro patrimonio ad persone di fiducia, le quali non diventavano proprietarie ma lo gestivano per tutto il tempo che i proprietari non erano presenti e provvedevano ai bisogni delle famiglie del crociato. Al ritorno dalla loro assenza il patrimonio veniva restituito quindi al proprietario. E da qui nasce il nome trust che appunto in inglese significa fiducia. Il trust quindi è uno strumento con cui il disponente destina un determinato patrimonio al trust indicando esattamente qual è il progetto che deve essere attuato all'interno quindi dello trust stesso. Vi sono due categorie oltre al disponente di figure che sono il trustee, cioè colui che amministra, quindi di fatto gestisce questi beni in maniera quindi, i cui compiti sono accuratamente definiti, e i beneficiari, quindi destinatari del bene e delle azioni quindi previste dai compiti affidati dal disponente. Catia, ma chi sono i soggetti che ne possono avere bisogno, che possono aver bisogno del trust e che dovrebbero conoscerlo? Il trust è uno strumento molto versatile in quanto viene acquisita la proprietà, quindi è un'entità autonoma rispetto sia al patrimonio di chi ne ha disposto sia rispetto a quella di chi lo gestisce. Quindi c'è una specie di co-ownership fra beneficiari e trustee nel momento della gestione. E gli usi sono quindi innumerevoli, qui ne elenco alcuni. In pratica, di fatto, diciamo, è uno strumento molto utile nel caso della pianificazione successoria. Prendiamo ad esempio la gestione dei figli. Nel caso, per esempio, di divorzi, di separazioni, quindi in casi in cui sia estremamente difficile gestire rapporti quindi, che non possono nemmeno convivenze, che non possono nemmeno essere regolamentate dalla legge, e nei rapporti con figli più praticamente famiglie allargate. In molti casi si ricorre all'intestazione ai figli di questo patrimonio dato dalla divisione, ma questo genera tutta una serie di problematiche, perché magari i figli sono minori e c'è necessità di avere poi autorizzazioni dal giudice tutelare. Oppure la disponibilità già ai figli in giovane età può far sì che magari il patrimonio venga dissipato. Un altro uso molto importante è nel caso in cui vi siano delle persone handicappate, per esempio prevedere la corresponsione dell'eredità in rendita non è possibile nel nostro ordinamento, con il trust è possibile effettuarlo. Vi sono poi tutti gli utilizzi per imprenditori come segregazione e patrimonio, e magari di questo parliamo più avanti, approfondiamo nell'esempio. Ma ci sono dei rischi e soprattutto dei vantaggi nel trust, nell'utilizzo del trust? Allora, ho detto già che il trust è principalmente uno strumento di diritto anglosassone, quindi non trova fondamento nella nostra legislazione. E l'approvazione, diciamo, il fondamento giuridico è dato dalla adesione alla Convenzione dell'Aia del 95, che quindi ha permesso il riconoscimento dei trust nella nostra legislazione nel 1 gennaio 1992. Quindi di fatto non c'è una specifica regolamentazione nel nostro ordinamento, ma c'è una serie di indicazioni su quello che può essere fatto al fine quindi di armonizzare legislazione estere nel nostro. E quindi di fatto si ricorre a legislazioni di altro paese che quindi possono essere adottate negli strumenti, e qui la scelta deve essere fatta in relazione a quelle che sono le finalità che si vuole raggiungere con il trust. E quindi in pratica diciamo il trust è uno strumento abbastanza complesso e di fatto praticamente ancora in divenire, e quindi ci sono molte sentenze che vanno a ammettere o non ammettere determinate cose, per esempio tutto il trust di diritto italiano che di fatto praticamente in realtà non viene riconosciuto. Quindi questo fa sì che per poter fare un trust il patrimonio che deve essere affidato in gestione deve essere abbastanza cospicuo, perché praticamente è necessario quindi tutta una advisory specifica, quindi per la costituzione, spese per il mantenimento e così via. Ma Catia, addentriamoci ancora di più, ti ringrazio per questa prima panoramica sul trust, su che cos'è, i suoi rischi e vantaggi e chi potrebbe averne bisogno, e ti chiedo proprio se puoi portarci un esempio pratico in modo da comprendere ancora meglio questo concetto. Il trust è uno strumento di segregazione del patrimonio e può essere utilizzato, non ho detto prima, ma può essere utilizzato molto proficuamente da parte degli imprenditori per attuare il passaggio generazionale, salvaguardare la continuità aziendale. E un esempio molto famoso che è stato utilizzato per questa finalità è quello di Brunello Cucinelli, che si è ritirato abbastanza giovane dall'attività ed ha conferito la proprietà le sue quote di proprietà dell'azienda ad un trust che in pratica viene gestito da imprenditori e i cui beneficiari sono le 2 figlie femmine, le quali durante quindi tutto questo periodo potranno via via farsi le ossa in azienda e entrare poi nella gestione successivamente quando saranno in grado di farlo. Quindi attraverso il trust, nell'esempio di Cucinelli, si vede sia la funzionalità, diciamo, economica di salvaguardia quindi del patrimonio di questa famosissima azienda nel settore del lusso nel passaggio quindi alla generazione successiva, ma c'è anche finalità filantropiche, perché Brunello Cucinelli è un imprenditore molto illuminato ed ha costituito all'interno del Borgo Solomeo, quindi questo paese medievale che è andato a ricostruire e riadattare, utilizzandolo anche per finalità aziendali, costituendo una scuola di arti e mestieri per insegnare questi mestieri anche a giovani, e al tempo stesso anche una fondazione che può quindi attuare opere filantropiche, quindi per andare a svolgere finalità di erogazione che non siano prettamente economiche. E quindi ecco, con questo strumento si vede bene quindi quali sono, con l'esempio di Brunello Cucinelli, in che misura quindi è possibile attuare molteplici scopi con la cessione dell'azienda, cosa che nel nostro ordinamento non sarebbe possibile fare, perché ogni volta deve essere esattamente individuata la proprietà, passaggi e quindi tutta una serie di problematiche che con il trust invece vengono risolte ottimamente. Ma tornando all'esempio che hai citato di Brunello Cucinelli, perché questo potrebbe appunto essere interessante per la parte di imprenditori che seguono le puntate di educazione economica, quali sono state in questo caso le finalità raggiunte attraverso la costituzione del trust? Quindi c'è stata sia una finalità economica di salvaguardia dell'azienda nel passaggio aziendale, perché è stato possibile quindi effettuare l'uscita dell'imprenditore prendendo manager esterni senza che la proprietà, quindi di fatto praticamente l'input viene sempre dato dal vecchio imprenditore. Al tempo stesso la nuova generazione deve andare diventerà beneficiaria, quindi diventerà imprenditrice dopo un determinato periodo di tempo in cui dovrà poi cominciare a farsi le ossa e prendere le piedi. Dall'altra parte ci sono anche finalità filantropiche attraverso l'inserimento della fondazione all'interno del trust, in maniera quindi che vi sia ancora una gestione, una destinazione di mezzi finanziari fatti attraverso quindi un istituto che per legge quindi non ha fine di lucro. Ma erano anche delle finalità benefiche, giusto? Sì, esatto, filantropiche, sì, esatto. Va bene Catia, io ti ringrazio per essere stata con noi oggi in puntata, per aver affrontato con noi il tema del trust, un tema che, come dicevo all'inizio, ne sentiamo parlare e viene citato spesso nei programmi televisivi, al telegiornale banalmente. E ti ringrazio per aver visto con me la sua funzione, che cos'è e i suoi rischi e vantaggi. Spero di riaverti presto in un'altra puntata di Educazione Economica. Ti ringrazio e saluto tutti gli ascoltatori. Mi unisco anch'io ai saluti a tutti i nostri spettatori. Vi do appuntamento alla prossima puntata di Educazione Economica e Istruzioni per l'Uso. Mi raccomando, non mancate. A presto e buona giornata.